Buon pomeriggio ragazzi, oggi siamo con Massimo Giunta, non c'è bisogno di presentazioni di Massimo perché è conosciuto dappertutto, per farci una chiacchierata sui cani. Ciao Massimo. Ciao Mauro, ciao a tutti. Allora, ascolta Massimo, io ho voluto fare questa cosa perché ho un cane un po' particolare da me, no? E siccome io ti prendo, t'ho sempre preso e ti prendo e ti prenderò un po' come punto di riferimento queste cose, e ti volevo esporre un po' la condizione di questo cane. Parliamo di un cane, di un pastore tedesco di 7 anni, che è altamente aggressivo sia con le persone che con gli animali, con i suoi conspecifici. E si è presentata da me sta signora che ha con lei altri cani e, come si dice in gergo, sono stati tutti e tre masticati. E Il purtroppo cane mangia, il viene cane alimentato. mangia, sì, mangia. Se non mangia, ovvio che il cane si attiva da solo, quindi si deve procurare il cibo. Quindi No. mangerà gli altri cani, le persone che stanno a fianco. Sì, scherzavo, sono stati morsi entrambi padre, madre e figlia. Devo Sì. dire che loro comunque ci tengono molto a questo cane. E il problema è che questo cane, ti racconto un po' la storia, cioè lui ha vissuto per 2 anni in una famiglia, credo, benestante qui a Roma. E da quanto mi hanno raccontato i proprietari, questo cane ha fatto utilità e difesa. Questo te lo posso, diciamo così, confermare perché io ho provato mentre era distratto, a chiedergli il fus, è scattato come una molla. E questo l'ha fatto da cucciolo fino a 2 anni. Poi i proprietari l'hanno abbandonato, in poche parole. È finito in una fabbrica per altri 3 anni, chiuso in un recinto, dove il proprietario attuale, il marito, gli forniva i pasti e basta. Quindi lui è rimasto lì per 3 anni consecutivamente e ha preso solo come punto di riferimento chi gli dava da mangiare. Poi questa fabbrica ha chiuso e sta persona ha deciso di portarlo a casa e lì sono cominciati i problemi. E non ha più riconosciuto né lui, né chiaramente neanche la figlia e la mamma, e ha cominciato a mordere a destra a manca. Io ho trovato questo cane enormemente in sovrappeso, quindi secondo me sta 5, 6, 7 kg sopra il peso standard. E chiaramente io ho adottato tutte le precauzioni possibili. Io mi sono messo dietro la recinzione, tu lo conosci il mio campo, no? Ci sei stato, mi sono messo dietro la recinzione, non ho offerto nessun, non ho dato nessun approccio al cane e soltanto un attimo per testare un po' com'era lui, l'ho fissato ed è diventato una iena, immediatamente una iena. Quindi io quello che ho consigliato ai proprietari è innanzitutto di metterlo a dieta, logicamente facendolo seguire da un medico veterinario nei limiti del possibile, e poi una volta che lui abbia perso almeno i 2/3 del grasso, insomma, del peso in più, ci saremmo rincontrati per fare un programma un po' di gestione di questo cane. Quello che io ho pensato per questo cane è di sfruttare il suo addestramento. Logicamente noi sappiamo che ogni cane è diverso l'uno dall'altro ed ogni cane ha bisogno di essere testato di persona, non attraverso Zoom o altri canali social e via discorrendo. Però quello che volevo chiederti è se è giusto che io possa iniziare così, cioè sfruttando il suo addestramento, cioè a quantomeno provare a ricordarglielo. Tu che ne pensi?
Allora, io ne penso che siccome non siamo bravi a fare le valutazioni a distanza, perché bisogna avere il cane davanti, tu l'hai detto già prima, credo che per arrivare a una forma di benessere interspecie, quindi condiviso dal cane e dagli altri componenti della famiglia, sia importante quel momento che hai fatto tu, dove hai cominciato a intraprendere una valutazione del cane, riguardo lo sfruttare. Le conoscenze pregresse del cane vanno bene, però qui c'è una piccola sfumatura, un piccolo dettaglio. Ovviamente tutto ciò che è stato acquisito dal cane nel contesto in cui lo eseguiva, poi dopo l'ha portato a essere espulso da casa, quindi a essere allontanato, per poi, se non ho capito male, essere riaccettato all'interno della famiglia. Ora, gli esercizi vanno benissimo, sono fondamentali, lo sappiamo tutti, però ovviamente bisogna che ci sia una sincronizzazione del fattore emozionale, della sfera emozionale dell'animale con chi si prende cura di questo animale, perché se no rimane una mera prestazione morfologica, quindi ora chiedo il seduto, ora chiedo il terra, quindi c'è una prestazione muscolo-scheletrica, però non è sincronizzata, quindi all'interno, con un fattore emozionale che è di collaborazione, quindi di deferenza all'interno della famiglia, quindi posso avere un cane che mi svolge il seduto e il terra, però è un cane, in questo caso qui, indocile, che comunque non ha ancora modificato il suo livello emozionale. Per cui ripartire invece da quelle che sono le conoscenze pregresse, però modificando, quindi inoculando all'interno di quei tra virgolette suoni, tra virgolette comandi, che in realtà sono appunto stimoli acustici, inoculando dentro un significato rilevante biologicamente per il cane, allora porterebbe il cane a estinguere quella visione pregressa che non portava a nulla e invece ad avviarne una nuova, perché il cane comunque si mette sempre in gioco con la sua mente, è molto più bravo di noi per certi aspetti a cambiare, con le dovute eccezioni, a cambiare appunto strategie di adattamento all'ambiente, per cui ovvio che ripresentare questo complesso di conoscenze, quindi sfruttandolo però in modo diverso, è un lavoro che può portare, secondo me, dei risultati. Io adesso non conosco il cane, non lo vedo, quindi sto così ragionando con un amico, quindi con un addestratore. Ovviamente personalmente io non intraprendo mai questi percorsi se all'interno della famiglia ci sono esempio dei bambini, dei minori, perché ritengo che sia oltremodo rischioso e nessuno si può prendere la responsabilità di condurre avanti un lavoro di questo tipo qui. Poi ovviamente, come sai benissimo, bisogna calcolare il fattore T, quindi la tempra, che sostiene tutta questa strategia di relazione che ha il cane nei confronti dei componenti della famiglia, perché calcolare quella tempra lì nei vari contesti è molto importante, perché la tempra è la stella polare dell'addestramento. In questo caso qui l'addestramento sarà volto a dar valore ai suoni che vengono emessi dai componenti della famiglia, per esempio il richiamo, quindi il no, il terra, il seduto. E tutto ovviamente deve essere speso non all'interno di un campo di addestramento, ma a 360 gradi, quindi deve far parte di quel dialetto, tra virgolette, domestico che un cane costruisce, tesse all'interno di una relazione con l'essere umano in cui vive. Quindi il no ha un significato perfettamente adattativo e strategicamente rilevante, fa stare bene sia il cane che fa stare bene anche le persone, però queste sono comunque valutazioni che lascio in tempo e trono, perché io non conosco Certo. il cane. Sicuramente ripartire da zero è possibile, perché l'animale, se non ha appunto qualche problema dal punto di vista fisico, quindi qualsiasi stato algico. E ricordo però, a proposito di questo, che ci sono cani che versano in uno stato algico e che però non sono aggressivi, non sono morsicatori. Quindi vorrei cogliere l'occasione, quello che tu hai detto mi offre lo spunto per ribadire che comunque uno stato algico sicuramente determina un dolore, come nel nostro caso, però nel cane
Non possiamo dire, il cane ha morsicato a casa perché, ah sì, dunque sì, c'ha la displasia a quel grado lì, c'ha la displasia al gomito, oppure ha, certo che se faccio una manipolazione intensa, l'animale, per esempio, se ha un problema all'addome o per esempio ha una forte otite, può comunque, sentendo dolore, rigirarsi. Però attenzione, che la gradazione, l'emissione di questa risposta qui, varia enormemente e sensibilmente in base alle doti naturali del cane, cioè se un cane che è marcatamente docile, sicuramente le reazioni per allontanare questa manipolazione non saranno minimamente paragonabili con quelle che vengono emesse invece da un cane indocile. Questo deve essere messo su chiaro, cioè, deve essere chiaro perché in base alla mia esperienza, io ho visto moltissimi cani. È sempre il patrimonio, il sostrato genetico al cui interno si trovano le doti naturali del cane, a fare la differenza. Per cui credo che tu mi hai capito benissimo. Sì, ho capito perfettamente. E, sì, ma infatti quello che pensavo era proprio questo, il punto d'inizio per fargli un po' riordinare le idee. È chiaro che in questi contesti, se non c'è la partecipazione del gruppo familiare, è chiaro che non ci sono bambini. Poi ti racconterò anche un'altra esperienza. Cioè, io sono un po' come te, non sono tenero quando si presentano al campo soggetti un po' particolari. E è chiaro che questo è solo l'inizio. Innanzitutto farla dimagrire e poi provare a vedere se rinfrescargli la memoria e poi stilare un programma che deve essere eseguito scrupolosamente da parte della famiglia. Questo è logico. Sì. E sicuramente aggiungo in merito al discorso dell'incremento ponderale che c'è stato nel periodo in cui il cane è stato allontanato da casa, sicuramente dar valore anche al momento in cui viene somministrato il cibo. Quindi bisogna Sì. ripartire tutto da zero e il cane riesce, perché tante volte cambiando il contesto veramente cambia l'atteggiamento del cane, questo è determinante, però come dicevi tu ci vuole la collaborazione da parte delle persone e la dote naturale nel diventare guida o ce l'hai o non ce l'hai, puoi Certo. anche averla sopita dentro di te e non sai di averla, però se incontri un bravo tecnico ti aiuta a tirarla fuori e mano a mano arrivi, però è già presente, cioè non la puoi acquisire in modo artificiale semplicemente perché uno te lo dice dall'esterno. Cioè, uno può approntare tutte le raccomandazioni del mondo, mostrare come andrebbe affrontata la comunicazione interspecie con un cane, in questo caso qui indocile, ma comunque vale anche per quelli docili, ma se dentro non c'è quella capacità, come noi cerchiamo cani con doti naturali per andare, ne so, a mordere un zimbello, quindi un salamotto, una manica, inseguire una pallina per un qualsivoglia scopo, quindi all'interno di un'attività. E ovviamente il cane, tra virgolette, si aspetta che una volta che viene a casa con noi ci siano anche degli esseri umani con delle doti naturali, tra virgolette, alla guida, perché se no incomincerà a guidare il cane. Serve il Certo. cane guida, il cane intelligente. Quindi, siccome il cane ha poco tempo e non ha tempo da perdere, lui si attiva immediatamente, quindi prende in mano la situazione e ovviamente potrebbe prendere delle decisioni che sono perfettamente coerenti con il suo modo di vedere le cose, di percepire la realtà, però possono essere decisioni sbagliate in un contesto come il nostro umano, dove comunque noi sappiamo che il proprietario, ad esempio, è sempre responsabile del benessere, controllo e conduzione del cane e risponde civilmente e penalmente per i danni causati dal cane, quindi danni o lesioni causati dal cane verso persone, animali e cose. Quindi c'è veramente da fare tanto Sì, da e questo punto di vista. infatti io, come ti dicevo prima, condivido perfettamente quello che tu dici e mi è capitato qualche mese fa, anche più di qualche mese fa, una ragazza, madre di due figli, di cui uno ha un po' di problemi. Non sto dicendo che problemi ha perché non voglio entrare nella sfera privata di questa, può darsi pure che ci ascolterà, me lo auguro comunque. Ce li abbiamo tutti i problemi, ce li abbiamo tutti i problemi. Sì, no, vabbè, lui ha problemi, questo bambino purtroppo ha dei problemi e lei voleva, cioè, con il suggerimento dello psicologo,
Sti psicologi poi danno suggerimenti, sì, a volte sono giusti, ma comunque in questo caso sono stati proprio sbagliati. Cioè, gli ha consigliato di prendere un cane, lei ha fatto un po', non si è rivolta a nessuno ed ha preso un cane in un canile del sud Italia per far da guida al suo bambino di 4 anni con delle problematiche. Sto cane purtroppo si è dimostrato un cane, io lo dico per far capire a tutti, pauroso, fobico, abbaglione, a volte anche un po' aggressivo. È venuto al cane, io ho detto va bene, vieni al campo, vediamo com'è sto cane. Io, cioè, un bravo, non è che voglio lodarmi, però un bravo tecnico, cioè, lo vede già da quando scende dalla macchina com'è il cane, no? E lei, come entrata dentro al campo, io ho detto: guarda, questo non è il cane per te, non tanto per te, per la tua famiglia, cioè non è un caso irrisolvibile, ma con le tue problematiche tu hai bisogno di stare appresso a questo cane, non dico 24 ore, ma gran parte della tua giornata, e c'è bisogno di tanto impegno, e tu già sei impegnata con i tuoi figli, di cui uno è problematico. Il mio consiglio qual è? Trovagli una famiglia. Cioè, quindi io non sono, no, non voglio dire che non sono tenero, io ti espongo quello che vedo, no? E credo che tutti debbano fare così, non pensare solo al fatto che viene un cane e tu, lavorando quel cane, rimettendo a posto quel cane, hai guadagnato dei soldi, perché non è solo così, perché lì c'è anche una responsabilità, anche se non per legge, civile, e penale, oppure quantomeno morale, o quantomeno morale, che mi obbliga a dire: io la responsabilità di risistemare il tuo cane. Io uso sempre, cerco sempre di usare termini che possono capire tutti quelli che ci ascoltano. Non me la prendo. Io ho detto: tu sicuramente lo troverai chi ti dà la possibilità di farlo. Ma il mio consiglio è quello: c'ho la barba bianca, i capelli erano bianchi. Il mio consiglio è quello di non intraprendere un percorso con questo cane, perché probabilmente potrà fare del male ai tuoi figli. E quindi io poi non so se lei si sia offesa o che cosa. Ho tentato anche di trovargli una famiglia, mi sono proposto. Però non l'ho più vista. Se ci ascolta, spero che alzi il telefono e mi chiami. Quindi ecco, è importante, saper fare queste valutazioni. Non è tanto saper recuperare un cane, ma bisogna, secondo me, vedere tutto il contesto dove vive il cane. O sbaglio, Massimo? No, assolutamente, io sono d'accordo con te. Vorrei farti una domanda, ma questo cane, una volta che è stato adottato da questi signori, ha manifestato dei comportamenti aggressivi all'interno della famiglia? Bambino Sì, al bambino problematico. problematico di quanti anni? 4 anni. 4 anni. Allora, io credo che se ci ascolta la signora, innanzitutto facciamo tanti auguri al suo bimbo. E io credo che si debba tanto in termini di sincerità, di onestà intellettuale, quindi a parte anche il dovere, no? Dal Certo. punto di vista della legge che abbiamo, no? Perché tanti si dimenticano, sì, un momento, se succede qualcosa l'addestratore, l'educatore viene convocato, perché ovviamente se qualcuno nel suo percorso si rivolta a qualche professionista e succede qualcosa e viene a crearci una situazione drammatica con delle conseguenze piuttosto intense, i tecnici vengono convocati. A questo proposito, vorrei dire questo: quando questi cani vengono spediti con la fionda, vengono lanciati con la fionda, quindi con la catapulta, per esempio, dal sud verso il nord, io ho visto molto spesso che mancando a monte una accurata selezione del cane. La selezione in termini di valutazione dei doti naturali, perché ricordiamoci che il cane per moltissimi tuttora è solamente apprendimento, cioè è frutto dell'apprendimento. Quindi poverino, è successo qualcosa, allora il cane è stato maltrattato, come vedete, ha paura di qua di là e su, li prendiamo e li mandiamo, anche con le migliori intenzioni, vengono catapultati letteralmente, ovviamente sto usando una metafora, al nord. Però, se non si fa prima un'indagine accuratissima, accuratissima,
accurata? No, accuratissima. Per quanto riguarda la ricerca della dolcità, che deve essere marcata, perché se so che il mio cane andrà a stare in una famiglia con un bambino di 4 anni, io ovviamente devo valutare bene il cane che sto per consigliare nell'interesse delle persone che lo accoglieranno e nell'interesse dello stesso cane. Perché cosa succede? Che alla fine, molto spesso, questi cani qui, non trovandosi bene all'interno di questi contesti, quindi non potendosi inserire bene per una carenza riguardo la docilità, o vengono espulsi, quindi ritornano e vanno in un canile, quindi del luogo, o incominciano quei pellegrinaggi, tra virgolette, recupero del comportamento che non servono assolutamente a niente. A monte, invece, bisognerebbe fare una valutazione, quindi bisognerebbe che i tecnici che ci sono lì sul posto, ovviamente, siano in grado di valutare la docilità, che ovviamente noi sappiamo tutti che cos'è, ma attiene soprattutto alla capacità dell'animale di accettare la sollecitazione tattile da parte dell'uomo, perché noi siamo tentati ad allungare le braccia, afferrare, a comprimere, ad abbracciare, a stringere. Queste stimolazioni tattili, queste sollecitazioni tattili, quando il cane non è dotato di una certa docilità a livello marcato, innescono inevitabilmente un comportamento di aggressività. Perché il cane anzi, è refrattario al contatto, quindi evita, non vuole questo contatto. Quindi, praticamente bisognerebbe valutare bene tutto quell'insieme di recettori che sono disposti sul corpo del cane, e quindi questa cosa qui sono i recettori tattili che processano, fanno processare all'interno del sistema nervoso centrale tutte le stimolazioni che provengono dall'esterno, attraverso tutta una serie di vie. E l'animale, se conosce che questa stimolazione, questo incedere del bambino verso il cane è qualcosa che è registrato, tra virgolette, è riconosciuto già come fastidioso, pericoloso per il tipo di cane che è, ovviamente l'animale, se ha a disposizione l'aggressività, la utilizza. Allora qui bisogna veramente fare una bella analisi e dire veramente ci vuole una bonifica, perché ragazzi, cioè, se non si è in grado di valutare bene un cane, si possono fare dei disastri. In questo caso qui spero che non ci siano state delle conseguenze spiacevoli per il bambino, però sicuramente ci potrebbe essere un problema, un trauma, un dispiacere, anche c'è una aspettativa che non si è poi che non ha da parte della famiglia, che poi alla fine è stata seguita da una grande delusione, per cui veramente Ma guarda Massimo, io ho preferito deluderla piuttosto che dargli delle false speranze. Io mi auguro che non sia verificato quello che ho detto all'inizio, cioè che ha trovato qualcuno che ha messo mano sul cane, cioè nel senso che ha provato a correggerlo, a inserirlo alla famiglia, ma è un rischio troppo grande. Cioè, ripeto, non era un cane così difficile. Però era il contesto dove il cane stava vivendo, il contesto che viveva era un contesto difficile per il cane. E, Sì, ma capito? ci vogliono le doti naturali. Un cane va collocato nel posto giusto, per cui se ho Esatto. dei ci vuole una docilità marcata, che attenzione, la docilità marcata si accompagna alla capacità di esibire in quel contesto una tempra a livello almeno duro in quel contesto, cioè contesto bambini, vuol dire che se il bambino si muove, corre, inciampa o urla o si avvicina in un certo modo, quindi con il viso, ben inteso, bisogna anche insegnare al bambino come relazionarsi col cane, questo è ovvio, quindi i genitori devono Certo. sempre vigilare. Però ci sono dei cani che sono fortissimi in quel contesto lì, quindi sono veramente dei cani a tutti gli effetti, non da compagnia, sono cani da utilità, perché già il cane da utilità è dentro le nostre case, Argo è dentro le nostre case, perché comunque sopporta tutti i nostri stili di vita, quindi già bisogna avere un cane veramente con delle doti piuttosto, diciamo, marcate, no? Soprattutto quando ci sono i bambini, questo è fondamentale. Oh, Quindi certo, hai fatto bene. abbiamo inserito il discorso delle doti, no? Molto spesso, ecco, anche nei canili si vedono sti cani che tutti dicono: oh, poverino, chissà quante botte avrà preso, chissà quante schiaffi, quante sgridate, aiutiamo questo cane, aiutiamo questo cane.
senza valutare mai in profondità, perché noto purtroppo che molto spesso nei canili non c'è tutta questa cultura cinofila, la vera cultura cinofila. Infatti questo cane, di cui ne parlavamo prima, è stato affidato perché sì, mandiamolo via, l'importante è mandarlo via, non ci so, senza valutare niente. Cioè, io ho parlato con la responsabile di questa associazione, mi ha detto, la signora non mi ha detto che il problema era grave, ma grave o non grave, c'è un problema, quindi tu devi valutare, no, non 1.000 volte, 1.000.000 di volte il cane che devi mandare. E, che ne dici tu? Come si può aiutare? Come si possono aiutare queste associazioni Ci a... vorrebbe la bonifica, Mauro, ci vorrebbe una bonifica in cinofilia. La bonifica è per questo. Ora te lo dico, viviamo, e io non credo di esagerare, ma siamo sotto una dominazione cognitivo-antropologica e anche del metodo Gentile, che sono due ideologie barretta religioni che stanno stritolando tutto il sistema cinofilia. Perché siamo dominati da queste due visioni, che sono legittime di per sé, però attenzione, non devono comunque sovrascrivere quello che la legge dice in tema di responsabilità, per esempio civile, penale e proprietario. Ricordiamoci appunto che la legge dice che tu sei responsabile non solamente del benessere, ma anche del controllo e della conduzione. Attenzione che questo momento del controllo e della conduzione riguarda una pratica del controllo e della conduzione che è avversata dal cognitivo zoantropologico del metodo Gentile, perché non bisogna controllare il cane, perché se controlliamo il cane lo maltrattiamo. Allora, tutto questo, poi dopo, sotto questa dominazione, visto che siamo dominati, siamo occupati da questi sistemi qui che hanno sovrascritto, sì, anzi si sovrascrivono essi stessi sopra questo dettato normativo, è indubbio che tutto questo comporta che all'interno dei tuoi citato poco fa i canili, ma comunque riguardi in tutti i settori, si veda il cane con un atteggiamento veramente contemplativo, cioè il cane lo si contempla e oddio poverino, oddio poverino, oddio poverino. Tu hai citato prima episodi legati magari a presunti maltrattamenti, quindi dicono oddio poverino è stato menato, maltrattato e tutto, ma ricordiamoci che il cane comunque non pensa al suo passato e non anticipa il futuro, quindi non prova un'inquietudine per il futuro e non comunque rimugina sul passato, quindi da questo punto di vista il cane è molto più forte di noi. Certo è che se il cane vive un'esperienza in un certo contesto e dopo viene ripreso quel cane lì, viene ricondotto in quello stesso contesto esperienziale, l'animale ovviamente ha avuto delle esperienze magari negative, ovviamente avrà un certo tipo di risposta. Ma il cane non pensa al passato, quindi se è stato maltrattato a Salerno, è stato tenuto, che ne so, sul balcone per 2 mesi, è stato ignorato dai proprietari, se il cane ha socialità, ma soprattutto docilità, perché della socialità non ce ne frega niente, perché comunque, come io dico, tutti i cani morsicatori sono sociali, cioè hanno socialità, perché non scendono dalle valli, diciamo, dalle valli, insomma, dalle montagne, insomma, camminano tranquillamente, stanno in mezzo a noi, stanno all'interno delle famiglie. Se il cane ha docilità, il cane si rifà una vita continuamente, perché il cane vive benissimo il microattimo, come noi invece non riusciamo a viverlo. Quindi un cane potrebbe arrivare adesso da Salerno, io prendo, te lo do a te, te lo porti in macchina, ma il cane in quel momento lì non pensa, poco fa ero, che ne so, all'interno di un furgone che veniva da Salerno, oppure prima stavo in un contesto dove c'erano degli aguzzini. No, il cane riparte continuamente da zero e si interfaccia con Mauro. Se Mauro sarà in grado di dargli l'opportunità, il cane le coglie, anche se non subito, ma comunque le coglie. Però per fare questo ci vogliono ovviamente delle doti naturali, perché se l'animale ha, facciamo un esempio, può avere anche, che ne so, una tempra scarsa molle, con aggressività piuttosto elevata, e uno dice, vabbè, la tempra è scarsa molle, dai, ma che ci vuole? Però se Mauro ha dei bambini piccoli a casa, se Mauro per esempio è portato a vezzeggiare il cane, a contemplarlo e non a diventare una guida, non ce la facciamo. Quindi i fattori sono tanti quelli che intervengono. Sicuramente l'ambiente ha un'importanza fondamentale, ma l'ambiente interagisce col suo strato genetico che è comunque fissato, prefissato. Non possiamo dire, come sento dire spesso, no, ma il cane
20% la sua indole e 80% l'ambiente. Non è così, perché sennò a quest'ora noi potremmo veramente andare, tu hai citato prima i canili, allora ci rifacciamo i canili, vado nei canili, mi prendo qualsivoglia cucciolo, incomincio ad addestrarlo per farlo diventare un cane antisommosso, un cane per la pepper therapy, uno all'altro, insomma, a seconda di quello che dico, semplicemente esponendogli a tutta una serie di contesti esperienziali, di stimoli che gli preparano, e avremo risolto addirittura, a livello di prevenzione, anche il problema legato alle risposte aggressive. Basterebbe prendere i cuccioli, imprintarli, tra virgolette, passatemi il termine, sbagliato ma intanto per capirci, su tutta una serie di, tra virgolette, regole e atteggiamenti da seguire con l'essere umano, e poi potremmo consegnargli tranquillamente i contesti che li adotteranno. Ma non è così perché non è un oggetto. Allora, è sbagliato dimenticarsi tutto questo. E allora sicuramente il cognitivo zoantropologico, il metodo Gentile, che ormai hanno occupato a livello legislativo, a livello di impianti didattici, addirittura all'università, a livello di organizzazioni, di associazioni di canini, che hanno quindi occupato tutti questi settori, non permettono alla cultura della pratica, del controllo della conduzione, quindi dell'addestramento, che vanta, ripeto, 110-11 anni di storia, 111 anni di storia, non permettono. Non permette che questa cultura possa entrare dentro, non permettono che i cani stanno al canile, che hanno poco tempo, hanno tempo da perdere, possano giovarsi di strumenti di conoscenza attraverso tecnici, perché poi ricordiamo che il controllo e benessere, il controllo, scusami, la conduzione del cane, da questa pratica discende un'altra forma di benessere, che è quello interspecie, cioè il benessere del cane, quindi di cui il proprietario è responsabile, ma poi dopo c'è il controllo della conduzione. Se io so controllare e condurre bene il mio cane, sto bene io, sto bene il mio cane a casa, i miei familiari, ma anche tutto questo si riverbera all'esterno. All'interno dei canili, perché un cane non può rifarsi una vita e quindi acculturarsi? Immaginiamo cani che sono, che ne so, costretti a stare per anni dentro perché se non si riesce a portarli fuori, ad esempio con la pettorina o con le moine, allora se arriva un tecnico, arriva una serie di tecnici che vogliono dare una mano a questi cani, non si può fare perché c'è una dottrina, perché queste sono dottrine, sono religioni, e che nel loro, diciamo, nel loro agire, ricordano pericolosamente i tribunali della Santa Inquisizione, ricordano veramente il tempo medievale oscuro, quando la terra doveva essere al centro dell'universo, il sole doveva girarle attorno, e chi affermava il contrario, pur dimostrando comunque che poteva non essere corretta questa visione, veniva arso vivo. Oggi è la stessa cosa. Se tu non sei cognitivo zoantropologico, non puoi comunque avere, tra virgolette, credito. Quindi vieni massacrato. Se vuoi fare qualcosa per i cani, sarà difficilissimo, per quei cani lì di cui tu hai parlato, sfortunati. Se fai un'analisi di un cane, la fai in modo oggettivo su quelli che sono i parametri che sono tramandati della cultura di addestramento, sbagli perché vedi il cane. Perché c'è qualcuno anche che è furbetto, dice che noi abbiamo una visione cartesiana del cane, che non è vero, perché non è vero, perché gli allevatori sono ingegneri della selezione fa fantastici, hanno creato le razze da lavoro, quindi si rendono conto, si sono già resi conto loro subito che il cane aveva anche emozioni, quindi ci hanno lavorato su questo anche nell'addestramento, però ci dicono che invece pensiamo come Cartesio, che riteneva i cani, gli animali come delle macchine, no? E quindi che addirittura se sollecitati, se toccati in un certo modo, potevano emettere dei cigolii, no? Tutt'al più, però insomma Sì. non erano delle emozioni. Allora, tutto questo per cosa, a cosa serve? A nulla, a imprigionare sempre di più dentro un altro box il cane, quindi c'è un box che è una struttura, appunto, una struttura fisica, ma questo cane viene rinchiuso dentro un'altra cella, che è la cella del cognitivo zoantropologico, del metodo Gentile, i quali hanno un dogma, e se tu non segui quel dogma lì non ci puoi fare niente. Per Sì. Sì. questo, quando tu, e concludo, scusami, Sì, prego. prima quel cane lì e quindi al canile, per questo quando tu dai un cane, lo vai a catapultare, quindi ne lanci dalla Sicilia, dalla Calabria, e lo lanci su al nord,
non vai a fare la valutazione delle doti naturali, perché non è possibile, perché il cognitivo zooantropologico parla solamente di esperienza, di nuovi contesti, di cercare di capire e ascoltare l'animale, ma come si fa ad ascoltare un cane? Com'è possibile ascoltare un cane? Chi ha la pretesa, come leggiamo da anni, no? Incomincia a guardare il cane, il mondo da un'altra prospettiva, dalla prospettiva del cane, ma come si fa? Ma chi ci riesce? Non riesco manco a guardare. Adesso, questo pomeriggio, dal tuo punto di vista, come faccio? Posso tutt'al più avere un'empatia nei tuoi confronti, magari se ti succede qualcosa, ok? Posso provare empatia, ma non posso sostituirmi a te e mettermi al tuo posto. Quindi quello che stanno divulgando questi idioti del cognitivo zoantropologico è una visione confusa, una visione contemplativa, una visione che non aiuta a nulla, perché comunque io se devo andare in ospedale non mi aspetto di trovare dei filantropi. Voglio trovare, lo diciamo l'altra volta, infermieri, dottori, barellieri, personale esperto che mi salva la vita. Non voglio trovare un filantropo che si siede lì davanti e mi dice: eh sì, lei ha avuto un incidente stradale, ma quanto mi dispiace, vieni qui che ti do una carezza. Ma della carezza non mi prezzo niente. Quindi ci vuole cultura cinofila, però queste valutazioni non possono farsi perché proprio nei luoghi in cui ci sono i cani, in tutti i settori, parlo dalla casa, il canile, ai campi, tra virgolette, cosiddetti di educazione, per la stragrande maggioranza questi luoghi sono occupati da questi religiosi che ovviamente non sono in grado, perché non hanno neanche maturato l'esperienza, di valutare il cane come l'hai valutato tu, quel cane Sì, che è sceso ma dal mare. infatti, ma questo il discorso che tu fai è molto sensato ed è la prova provata è che è un fallimento perché i canili sono pieni, le famiglie sono pieni di cani problematici e io lo ritengo un fallimento, Direi quello. che allora, per una nazione cinofila ci vorrebbe una bonifica, quindi incominciare a dire: ricordiamoci cosa dice la legge, ricordiamoci che la legge dice che tu devi comunque assicurare che il tuo cane abbia un comportamento adeguato al contesto, quindi non al contrario lasciare libero il cane, ma tanto il cane fa esperienza, ma i cani essere lasciati liberi. Non dovete più, per esempio, promuovere campagne contrarie al controllo del cane, perché il cognitivo zooantropologico, che ripeto, non è altro che una religione, ma lo dico veramente perché non ha un impianto, non ha uno stato dell'arte, non può vantare uno stato dell'arte, neanche il metodo Gentile. Cioè, già richiamano a delle ideologie e religioni. Si possono avere queste visioni del cane, perché ovviamente ognuno può essere libero di vedere il cane e di vivere in un certo modo, a patto però che, se sei cognitivo zoantropologico, se appartieni a quella corrente religiosa, tra virgolette, del metodo Gentile, ricordati però che la tua visione si ferma nel momento in cui la legge ti dice che sei responsabile civilmente e penalmente del controllo e della conduzione del cane. Questa norma, da questi signori, quindi mi riferisco ai padri del cognitivo zoantropologico, a tutti i suoi allievi, mi riferisco a quelli che sono i signori e le signore del metodo Gentile hanno comunque seppellito questa norma. Questa norma è la norma maestra, perché la cultura dell'addestramento, la pratica del controllo della conduzione può dare compiuta esecuzione, applicazione di quello che è scritto, diciamo, nella legge, perché nell'addestramento del cane c'è il controllo e la conduzione del cane. C'è il controllo e la conduzione del cane, cosa che non c'è nel cognitivo zoantropologico, nel metodo Gentile. Non c'è, sono ideologie. Chi ha dato spazio a questo? Politici, politici incompetenti, i quali per prendere voti hanno dato spazio a questi religiosi. E ovviamente no, il fallimento, se vogliamo parlare di fallimento, utilizzare il termine che tu hai utilizzato prima, appunto fallimento, dobbiamo pensare che nel 2021 non c'è ancora un disegno di legge che affronti la materia da questo punto di vista e che divulghi l'importanza invece della cultura dell'addestramento, fermo restando che ciascuno di noi può
legittimamente avere la sua visione sul cane, ma ripeto, all'interno di una cornice ben definita, cioè non devi muoverti contro il controllo della conduzione del cane, non devi più farti pubblicità in questo senso, non devi più qualificare, tra virgolette, educatori, istruttori cinofili o riabilitatori pensando che il controllo della conduzione sia dannoso per il cane e per la società. E tra l'altro vogliamo parlare di un'altra cosa, dal punto di vista del, visto che tu parli del fallimento. Ma adesso c'è un fenomeno del link. Il link è quel collegamento che c'è fra l'abuso, fra il maltrattamento di un animale che fa un individuo e la predittività per quanto riguarda la pericolosità di questo soggetto di poter far male le persone. Certo, ci sono gli studi, come negli Stati Uniti è stato condotto uno dall'FBI, però non dice che chiuso il collare a scorrimento gli altri strumenti diventa un criminale verso gli altri. In Italia invece nel disegno di legge 1078 sta venendo proprio questo. Perché ti cito il DDL 1078? Perché tu prima mi hai parlato di fallimento. Allora, il fallimento oggi nasce da che cosa? C'è un motivo per cui il cane che ti è arrivato al campo addestramento è arrivato in quelle condizioni. C'è un motivo perché hanno preso questo cane, l'hanno prelevato e l'hanno spostato, l'hanno collocato in quel contesto lì, senza fare un'analisi delle sue doti naturali. C'è un motivo, perché le leggi, per esempio come il DDL 1078, va a colpire la pratica dell'addestramento. E nel DDL 1078 ovviamente tutti quelli che sono i firmatari sono tutti go vegan. Io rispetto il go vegan, però con la cultura addestramento non c'entra niente, quindi loro hanno fatto queste invasioni veramente di campo. Ci sono i go vegan e i cognitivi antropologici sono riusciti a fare questo disegno di legge. Poi vabbè, arriviamo anche al DDL 1902, dove un'associazione si è fatto fare un disegno di legge su misura, capisci? Perché tanto ormai in questo fallimento che cosa succede? Invece di creare le condizioni per bonificare ma come tutto... Li possiamo, Massimo, come possiamo combatterli? Bisogna qui, non è un fatto legato, scusami la parola Mauro, passamela. Bisogna incazzarsi perché? Perché qua non riguarda il metodo, il lavoro, tu devi fare così, cioè non ci si deve né uniformare e né bisogna fare quello che fa per esempio la parte dominante della medicina comportamentale del metodo Gentile, cioè di concerto con loro, il metodo Gentile e quelli del cognitivo antropologico, e vorrebbero appunto annientare la cultura addestramento. Cosa bisogna fare? Io da libero cittadino, io rispetto la legge, quindi mi addestro insieme al cane a praticare il controllo della conduzione del cane. Punto, non devo essere vessato in alcun modo, non posso più confondermi leggendo questi proclami di questi imam, passami il termine, di questi, non lo so, sacerdoti del cognitivo zoantropologico del metodo Gentile che mi dicono che chi addestra il cane, chi lo conduce, chi usa un certo strumento, un maltrattatore. Perché dati alla mano, io sfido chiunque di loro, ma li sfido chiunque di loro a portare una prova prodotta da loro, in base alla quale si evince che il cane addestrato con tutta una serie di strumenti poi dopo ha subito diciamo delle situazioni che non sono assolutamente che sono insostenibili. Cioè, per esempio, se uso il collare a scorrimento non gli viene la paralisi nervo facciale, se uso un altro strumento succede questo, perché ovviamente questa messa all'indice degli strumenti, quindi il problema è la guerra agli strumenti. La guerra agli strumenti comporta tutto questo stato di cose, perché ovviamente se vado a fare una valutazione di un cane utilizzerò un certo tipo di strumento anche, perché lo strumento è conoscenza. Ti ricordo che Ulisse, nell'Odissea, viene riconosciuto dal suo cane d'Argo e dall'arco, che è uno strumento. E tu dici, ma tu sei pazzo? Non sono pazzo. Mi rifaccio a una cultura, a un sapere che già tempi addietro aveva capito molte cose. Quindi noi abbiamo est modus in rebus, dobbiamo usarli est modus in rebus, dobbiamo usare secondo un certo modo, ok, questi strumenti, la conoscenza, però non deve essere annientata, non deve essere annichilita, non deve essere distrutta. Non devo presentarmi all'ATS per consegnare il collare a scorrimento perché l'ATS lo debba praticamente eliminare. Non devo pensare adesso, ma mi certificheranno col 16979 o con l'11790 dei veterinari. Ragazzi, sono ridicoli gli attori di questo scontro,
Perché a oggi queste persone qui non hanno veramente la percezione del cane. Quindi se noi non tuteliamo gli strumenti non tuteleremo mai i cani. E qui vengo come potremmo fare. Io credo che se ci fosse un'incazzatura generale sana, pacifica, per far capire che le persone che si addestrano insieme al cane non sono dei delinquenti, non vanno messi all'indice. E se ci fosse anche una bella manifestazione, bisogna avere comunque la voglia, non avere neanche paura, perché poi ci sono anche quelli che hanno paura, quelli che sono collusi, le cosiddette ammucchiate. Tu guarda, l'università, per esempio, che è stata fatta adesso in Svizzera, no? È un'ammucchiata perché c'è di tutto e di più, non ammucchiata nel senso che ci sono anche dei bravi colleghi preparati. Ma l'intento è quello di implementare all'interno di un territorio che è dominato da una forza occupante. Tu ti metti non a combattere questa forza, ma ti unisci a lei per fare affari. Non che loro fanno affari scellerati. Faccio un esempio. Oggi tutti quanti fanno corsi per formare istruttore, educatore e quant'altro. Molto spesso ci sono queste ammucchiate per fare affari, nel senso non c'è niente di male a fare affari, cioè non c'è niente di male a guadagnare. Quindi adesso abbiamo anche l'università. Però l'università viene implementata in un contesto dove questo territorio qui, questo contesto è occupato dal cognitivo zoantropologico. Per cui se io esco da quell'università o mi vado a certificare, si parla di certificazione, poi dopo se vado in una certa città, vado in una città dove per esempio è vietato utilizzare il collare a scorrimento, io di quella certificazione o con quella laurea non ne posso fare niente. Quindi cosa succede? Invece di pensare a fare ulteriori corsi, perché si va sempre a proliferare sempre di più da quel punto di vista, anche se i docenti, ripeto, riguardo anche l'Università della Svizzera, che c'è lì in Svizzera, sono bravi docenti, alcuni no, ma alcuni sì, ma come in tutte le cose, cioè alzare il tiro sulla formazione non serve a niente perché il sostrato su cui poggia questa università e queste certificazioni è un sostrato pieno di sabbia. Cioè non c'è una corrispondenza, una continuità fra ciò che viene studiato e ciò che poi dopo io posso fare fuori, perché la legge me lo impedisce. Perché? Quale legge? Attenzione, i regolamenti sul benessere animale, moltissimi, le ordinanze, gli impianti didattici, per esempio, di scuole come la triennale di Pisa, dove abbiamo comunque la medicina comportamentale col fucile puntato addosso alla cultura dell'addestramento. Viviamo in un contesto dove comunque i cani che hanno problemi per la maggior parte delle volte vengono imbottiti di psicofarmaci, però non si può usare la pratica dell'addestramento, però posso usare lo psicofarmaco. Allora, come vedi, sì che è un fallimento, perché le persone dovrebbero incazzarsi e dire rinuncio alla mia certificazione. Rinuncio momentaneamente al mio titolo universitario che posso acquisire, tra virgolette, a Pisa oppure in Svizzera. Rinuncio a questo e quest'altro e scendo e ci metto la faccia, ma non lo fa nessuno, perché comunque ci vuole una Però tifoseria, cultura dell'addestramento. Scusami Mauro, ci vuole una tifoseria, essere realmente tifosi, non tifosi del loro campo di addestramento o della loro attività. Per cui ovviamente è una situazione molto difficile. perché, cioè, io come tutti noi, tutti quanti, gran parte di noi usano i social, no? Questo io me lo sono sempre chiesto, no? E forse la domanda me la so. La risposta me la sono anche data. Perché quando si vede sui canali più importanti, non so, la TV o le interviste dei giornali o a livello anche parlamentare, io ho visto le audizioni per la nuova legge che vogliono deliberare, insomma, adesso non so il termine preciso come si usa. Nel 1902 finisce questo. Ma perché chiamano loro? Perché? Perché evidentemente, cioè, chiamano loro, sono presenti loro, e Interrompo per un fare momento. questa guerra c'è bisogno anche di fondi. A loro i Aspetta, però fondi chi aspetta, glieli però dà? ti interrompo un attimo. Allora, io questo qui, questo non credo che sia il tema, no? del nostro dialogare e conversare. Posso dirti Ma questo, questa è però. una chiacchierata fra me e te, che poi dopo E saranno. dopo. Allora, quello che vorrei dirti è che io ci sono andato in commissione giustizia
Però dipende sempre, a proposito del DDL 1078, dipende anche come ti muovi e di che cosa parli. Noi siamo nati per tutelare degli strumenti, e ovviamente adesso, per esempio, con questo DDL 1902, qui c'è solamente la corsa a chi certifica. È una Sì. legge fatta a misura per un'associazione. C'è scritto proprio nel DDL, quindi è scritto nero su bianco. E tu dici perché vanno quelli? Perché vanno quelli che hanno l'interesse che la certificazione vada avanti, che è uno strumento che ora come ora, implementato, ora come ora, anzi da diversi anni, non ha prodotto alcun risultato. E la certificazione sarebbe uno strumento importante in un contesto bonificato. Non che mi fai la certificazione quando sai che impianti didattici, anche l'università, regolamenti sul benessere animale, ordinanze, stroncano la pratica del controllo della conduzione. Allora non tuteli né il mercato e né chi anche si certifica. Allora, come vedi, tu hai notato una cosa giusta. Perché questi qui vanno lì in audizione? Riferimento con riferimento, il 1902 si sono comunque trovati due fronti, quelli del 16979 e dell'11790, l'un contro l'altro armati. Poi dopo ci sono dei consulenti che conosco io che si sono genuflessi. Genuflessi, veramente il termine è giusto, perché da anni lo fanno, perché hanno paura di essere travolti dalla medicina comportamentale. E ci sono tre dirette dei miei colleghi che si sono genuflessi, per non dire altro, a questo nemico della pratica del controllo della conduzione del cane. Perché di questo dobbiamo parlare? Perché ci sono le prove da questo punto di vista. Allora, cosa bisogna fare? Non andare alla ricerca di fondi, ma bisogna andare alla ricerca dentro se stessi e dire: ma voglio tutelarla questa cultura qui? Voglio un attimino uscire dal mio campetto? Voglio allontanarmi un attimino da quelli che sono i miei interessi e fare qualcosa per creare una nazione cinofila in cui Mauro Bragagnini lavora col flauto, Massimo Giunta lavora col fieno, quell'altro lavora con gli altri strumenti, però Lavorano con i cani. tutti lavorano con i cani, però attenzione. Dovremmo, per esempio, lavorare sulla prevenzione in che senso? Ne parlavamo un'altra volta, al settimo mese, al dodicesimo, al diciottesimo mese, ci si presenta col gruppo di persone che si stanno seguendo in qualsiasi attività, quindi dall'agility, TGP, corsi di obbedienza, quello che è, e si portano in questi tre momenti importanti nella vita del cane e del conduttore, quindi che è a fianco, per fare una prova di indifferenza verso cani e persone. Quindi non è una prova per fare esercizi, quindi impegnare le persone a svolgere esercizi insieme al proprio cane, ma dimostrare che il proprio cane ha un modo, diciamo, di relazionarsi con l'ambiente esterno del tutto compatibile con quello che è il contesto umano. Quindi un cane che non si avventa sugli altri cani, un cane che non scappa, un cane che si fa anche mettere una museruola dal proprietario. E lavorare in questi termini, quindi sulla prevenzione, significa anche evitare abbandoni, evitare Esatto, gli sì. espulsi da casa, poi dopo vanno a finire al canile, evitare episodi drammatici, perché ovviamente la gente magari non lo sa, ma noi tecnici lo sappiamo. Il comportamento aggressivo dei cani è in netto aumento, e non sarà il Prozac dei medici veterinari comportamentalisti a risolvere questo, e neanche il rinforzo positivo e la punizione negativa, e neanche le pettorine ad H della Chiana. Quindi, da questo punto di vista, tutto va rimesso in ordine, cioè non va cancellato nulla. I medici veterinari comportamentalisti, volete lavorare? Lavorate, producete il vostro stato dell'arte che ad oggi non avete, perché io non vedo lavori da nessuna parte. Li ho incontrati pressoché tutti, ma non ho mai visto Casi un medico, risolti. ma non ho mai visto neanche una sorta di, tra virgolette, protocollo. So che hanno il loro protocollo farmacologico, ma volete lavorare, va benissimo, lavori con il flauto, sappi che però quel binomio che tu stai preparando per anche per andare a fare agility, TGP o qualsiasi altra rally o qualsiasi disciplina, lo devi portare all'ATS per far vedere che tu stai facendo un buon lavoro su loro, che tu stai immettendo sul territorio binomi che non creeranno problemi. Allora dobbiamo incontrarci tutti su quella condivisione della cultura del controllo della conduzione del cane. Non che io lavoro in un modo per portare io, tu, gli altri, quello che è. Lavorano per
a raggiungere la pratica del controllo della conduzione del cane, invece gli altri invece che sono operatori cinofili, tra virgolette, invece la stanno osteggiando e addirittura insegnano il contrario ai cani. Perché hanno fatto i furbetti? Perché si dimenticano della legge. Allora bisognerebbe bonificare e vietare quelle campagne pubblicitarie contro, condotte da alcune scuole, praticate da alcune scuole della religione cognitivo-zoantropologica e anche del metodo Gentile, vietare per legge la possibilità di confondere il proprietario del cane quando leggo, ad esempio, che adesso il cane al controllo è un coercitivo, perché c'è la legge. Le persone devono sapere che sono responsabili loro del comportamento del loro cane e non ci deve essere più questa campagna pubblicitaria. Non ci devono essere impianti didattici come per esempio l'Università di Pisa, dove si parla e si scrive tutto il male possibile contro la pratica dell'addestramento e contro gli strumenti. Aggiungo che per fare una relazione, per costruire una relazione, servono anche gli strumenti, non servono dogmi, non servono spot pubblicitari, non serve essere un seguace di Buddha per dire che l'addestramento non va bene, perché adesso abbiamo il Govegan, quelli che credono in Buddha, abbiamo i cognitivi zoantropologici, abbiamo i metodisti gentili, li chiamo io così, cioè abbiamo queste, tra virgolette, le posso definire, li definisco movimenti perché sono buono. Che stanno veramente sovrascrivendo sopra quella norma lì. Allora, vuoi fare il cognitivo zoantropologico? Benissimo, però ricordati che lo puoi fare all'interno di una cornice che è delimitata, che già c'è, è la legge. Quindi, quando io vado a sentire, ho sentito alcune audizioni riguardo il DDL 902, 1902, ho letto anche delle relazioni, mi è venuto da ridere quando tutti accennano al cosiddetto vuoto normativo. Caro Mauro, accennano al vuoto normativo. Siccome c'è il vuoto normativo, questo stato della cinofilia, il benessere della cinofilia sarà garantito da che cosa? Dalla certificazione. Momento. Il vuoto normativo non c'è perché la legge già parla, già ci indica quali sono le strade maestre da percorrere in termini di responsabilità civile e penale del proprietario di un cane. Quindi già la legge c'è, non ci sono gli albi professionali, però di fatto ci sono tante scuole che qualificano i loro istruttori. Bene, continuino pure a qualificarli, però attenzione, all'interno di una cornice, la cornice non è la certificazione, perché la certificazione ora come ora è uno strumento, mi riferisco al documento tecnico normativo, per esempio 16979, il CVA, è un documento tecnico normativo che è stato utilizzato poi dopo da varie scuole che si qualificano i loro allievi e poi dopo li mandano da quella società che li certificherà in base, ancora una volta, al proprio dogma. Quindi abbiamo certificazioni non a norma, a dogma, secondo il dogma. Perché è uno strumento che noi non sappiamo usare in cinofilia, perché la cinofilia non è stata bonificata. Quindi quando io leggo e sento qualche mio collega che si è genuflesso, lo ripeto, davanti alla medicina comportamentale e plaude, per esempio, nel 1902, questa persona qui non ha assolutamente le idee chiare, ce l'ha chiara in un altro senso, perché ovviamente se ci si siede e ci si organizza in un certo modo dal punto di vista della formazione, si possono fare anche, si possono raggiungere degli obiettivi comodi per quella oligarchia, ma non comodi per una democrazia cinofila. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Allora dovremmo incazzarci, non per dire, oh ragazzi, arrivo io, sono Mauro, tutti si devono certificare col mio schema, oppure tutti dovete lavorare come dico io. No, la cornice è dettata dalla legge, quindi tu dovresti anche fare un'altra cosa in più, dal secondo al sesto mese, visto che è la figura più importante con cui viene in contatto il cucciolo all'inizio, il medico veterinario. Perché i medici veterinari dal secondo al sesto mese non insegnano alle famiglie, per esempio, a manipolare bene il cucciolo quando viene condotto all'interno di un ambulatorio veterinario e messo sul tavolo? Perché è un momento importante. Là già si vedono tante cose. Proviamo a vedere i cani che sono espulsi, che sono arrivati in canile o vanno nei campi di addestramento e sono fuori controllo. Un cane arriva, che ne so, a 18 mesi, a 3 anni e mezzo, a 4, a 5, a 6, a 7 anni.
Ma se facciamo il riavvolgimento del nastro, così, simbolico di questo cane, sappiamo che questo cane qui è stato anche cucciolo. Allora il cucciolo cosa ha fatto? È andato dal veterinario e il veterinario non si è accorto. Poi è andato a fare la puppy class perché doveva leggere e scrivere insieme agli altri cani, però mi raccomando, dopo la puppy class è comunque solamente attività di ricerca olfattive per sapere dentro quale cassetto si trova il bocconcino, però mai lavorare su richiamo, perché se lo lavori su richiamo devi solamente fare questo, devi scappare dall'altra parte con un frigo pieno, per esempio, diciamo, di prosciutti, perché devi essere interessante per il cane, perché non lo puoi indurre a tornare. Certo. Devi rendere interessante. Allora lì torna al discorso del fallimento, lì torna al discorso della valutazione mancata del tuo cane, di quel cane, di quella signora che è arrivata al tuo campo. Perché manca tutto questo? Perché se già gli devo dire, devo insegnare, in queste scuole viene insegnato, mi raccomando, non utilizzate gli strumenti e non forzate il cane. Ma dovete essere interessanti. È ovvio che va tutto a distruggersi, no, cioè non crescerà mai nulla. Quindi non abbiamo neanche una giungla, perché nella giungla c'è un ordine. Qui abbiamo solamente una situazione in cui c'è gente che, in virtù di questo finto vuoto normativo, non esiste il vuoto normativo perché c'è la legge già. E ci sono anche loro, queste persone qui bisogna rimettere al loro posto e inquadrare tutti. Facendo così, io innanzitutto sarebbe anche ora che chi valuta un cane che venga al campo addestramento per qualsiasi attività si prenda la responsabilità di scrivere una relazione firmata della valutazione, della raccomandazione nella gestione del cane. Non è importanza quale attività stia facendo. Ricordiamoci, perché la legge non dice: quelli che fanno agility hanno questa norma, quelli che fanno IGP hanno questa norma, quelli che fanno Relio hanno questa norma, quelli che fanno altre attività hanno questa norma. No, la legge parla di benessere, controllo e conduzione. Quindi il controllo e conduzione non ti dice, attenzione, all'interno del campo di addestramento e di educazione, non ti dice all'interno della casa, ti dice che è sempre responsabile del benessere, vivere la controllo e conduzione, sempre. Sempre, non all'interno di un campo di gara e poi basta, non a casa, non, cioè, ovunque. Allora il controllo è dentro e fuori il campo addestramento. Per questo la cultura addestramento è importante, perché aiuta le persone a diventare una guida, a creare un binomio, perché il binomio cresce attraverso l'addestramento, attraverso magari i conflitti che si possono creare, perché noi comunque da piccoli ci hanno costretto, quindi anche noi abbiamo subito un metodo, scusate, non un metodo, abbiamo subito coercizione, ci hanno obbligato a stare in classe. Quindi io non posso obbligare il mio cane a tornare a richiamo, quindi non devo diventare l'interfaccia fra lui e il mondo esterno in questa società, in questo mondo che è pericoloso per lui. Non lo posso fare, perché se lo faccio sono un maltrattatore. Allora, quelli che hanno scritto il DDL 1078 hanno fallito da questo punto di vista. Quelli che hanno scritto il DDL nel 1902 hanno fallito da questo punto di vista, perché non hanno preso questo tema qui a cuore, quindi il benessere interspecie, e hanno fallito quelli che hanno fatto l'università nella Svizzera, quelli che hanno fatto la norma 11790. È questo da dire. È inutile che aggiungiamo orpelli dove? In un contesto dove siamo dominati, quindi siamo dominati da questa forza di occupazione, quindi in questo terreno della cinofilia, ci mettiamo a fare l'università. Quando siamo occupati, quando dobbiamo, all'interno di questi corsi, dobbiamo parlare di altre cose, tipo cognitivo zoantropologico, ma di cosa? Che sono diametralmente all'opposto. Il cognitivo zoantropologico è all'opposto della pratica del controllo della conduzione del cane. Perché già chi lo ha inventato, tra virgolette, mente spudoratamente, quando afferma che gli addestratori si rifanno a Cartesio, e lui sta mentendo perché vuole vendere questo dogma. Perché Intanto non è qui. vero. Perché quando un'unità cinofila va a lavorare in qualsivoglia situazione, laddove comunque è richiesto l'impiego di questa unità cinofila per missioni di alto profilo, ma altro che Cartesio, lì c'è un'unità. Lì c'è una diade che lavora bene insieme, che quindi veramente ha la capacità di stare insieme. Ma questi signori del gentilismo, i signori del cognitivo zoantropologico, però si avvalgono della cultura e dell'addestramento quando vanno a farsi i viaggi in aereo fuori. E quando atterrano, le unità cinofile non sono addestrate col cognitivo zoantropologico, non sono trattate secondo i protocolli della medicina comportamentale o del metodo gentile, sono cani addestrati, cani
che tra l'altro la loro salute viene supervisionata da medici veterinari, guarda caso, medici veterinari. E quindi Massimo. qui ancora una volta, veterinario importante, perché io collaboro con veterinari, ma non veterinari che somministrano Prozac all'animale o veterinari che mi dicono guarda, usi il collare a scorrimento per fare il richiamo sul maltrattatore. Veterinari con la B maiuscola. Massimo, Quindi, dimmi. dobbiamo concludere, che è più di un'ora che parliamo e poi lo so, questo è un argomento Un che... piacere. Iniziamo questo argomento. Spero che ci troviamo da Lo so. qualche parte, da qualche piazza, in qualche piazza Magari. a sentire e Magari. potremo bere. Ma questo qui va fatto con chiunque. Va bene, io ti ringrazio. No, Massimo, io ringrazio te e un grande abbraccio e spero di farne un'altra insieme a te e per Non ci proseguire questa. Ti saluto. Va bene, a te. Un caro saluto.